quando pensiamo a Piacenza, immaginiamo sempre la nostra come una città di pianura. Ma in realtà, camminando per le vie del nostro centro storico, troviamo luoghi e toponomastiche che smentiscono tale convinzione. Via della Montagnola, ma anche ad esempio la Muntè di Rath, un luogo storico evocativo del nostro patrimonio culturale e folcloristico che ancora oggi si presenta come una scalinata, quindi appunto come un luogo che supera un dislivello non solo orografico ma anche storico. Alle mie spalle, infatti, la parte sommitale della scalinata si trovava il nucleo più antico di Piacenza, il nucleo fondativo di impostazione romana, mentre a valle si attestano i quartieri di espansione basso medievale che nei secoli hanno dovuto spesso fare i conti con le piene e le alluvioni del Po. Non a caso, sotto la scalinata attuale insistono le tracce delle antiche fortificazioni romane, attestate in questo punto proprio perché i nostri progenitori, fondatori di Placentia, sfruttarono questo dosso, questo dislivello, a scopo difensivo e logistico. La città, in sommità, era non solo più protetta da un'invasione nemica, ma anche logisticamente più sicura dalle alluvioni del grande fiume. Come per molti luoghi di antica origine, non ci sono certezze sul perché questo sito venga chiamato Muntè di Rath, la salita dei ratti. Qualcuno allude ai topi in fuga dalla parte bassa della città quando il Po usciva dagli argini, altri parlano della salita ratta nel senso di salita ripida, ma forse l'ipotesi più ragionevole, storicamente più fondata, ricollega questa scalinata alla presenza di una nobile famiglia Ratti, parrocchiana di una chiesa che oggi è scomparsa esteriormente ma sopravvive nella sua struttura architettonica. Stiamo parlando della chiesa di San Nicolò dei Cattanei, ancora oggi qui alle mie spalle, seppur trasformata in un edificio abitativo fin dalla fine del 1800. I Ratti abitavano in questa scalinata, in una delle case presenti lungo la Muntà, ed erano parrocchiani di questa chiesa nei cui registri compaiono infatti fin dal 1576. È probabilmente dalla loro presenza che la via prese nome, testimoniando quindi una memoria antica e oggi purtroppo evanescente e riconoscibile solo per poche tracce. La distinzione tra città alta e città bassa, che qui alla Muntè di Rath trova il suo confine naturale, ha una corrispondenza anche di tipo sociale. La città alta, la Piacenza romana e alto medievale, è stata poi il cuore degli insediamenti borghesi e nobiliari, mentre le espansioni basso medievali a valle della Muntè di Rath hanno conservato nei secoli una vocazione sociale prevalentemente popolaresca. Svantaggio sociale quindi e svantaggio anche geografico, poiché le zone di via San Bartolomeo, Cantarana, erano quelle maggiormente esposte al rischio delle alluvioni del grande fiume. Una condizione che è ben immortalata dalle fotografie di primo Novecento, nelle quali si nota molto bene l'affollamento di persone a valle della scalinata mentre cercano scampo dalle acque del fiume.